È la festa più antica della città della fortuna e nonostante i suoi 35 anni di età continua ad ottenere un successo indiscusso. Oltre 5.000 persone hanno affollato da venerdì a domenica la cooperativa Tre Ponti di Fano per la festa della Cresciamatta e dell'Oca in Porchetta, un evento di grande attrattiva per fanesi e turisti inserito nel programma della Proloco Fanum Fortune. Grandi orchestre, esibizioni di scuole di ballo, buon cibo e solidarietà si sono dimostrati ancora una volta un format vincente che ha visto al lavoro decine di volontari capitanati dal presidente Gino Bartolucci. Oltre alle tante prelibatezze, nei tre giorni dell'evento i cuochi hanno sfornato ben 3.200 crescematte, le pizze al rosmarino preparate seguendo tutti i passaggi della tradizione contadina. Richiestissima l'oca in porchetta, inserita da 2 anni nel menù della festa e sin da subito apprezzata dal pubblico. La manifestazione si concluderà questa sera alla BCC Arena, dove dalle ore 21 sarà possibile assistere al concorso più esilarante dell'estate. 11 concorrenti si sfideranno all'ultima battuta per aggiudicarsi l'edizione 2019 di Acre Papelle. Acre Papelle è la nostra chicca. Sono state 3 serate stupende, naturalmente con tanta gente, chi l'ha fatta da padrone il bel tempo, una stagione encomiabile, perciò a un certo punto noi siamo contenti di tutto questo, del grande pubblico che ci ha seguito in queste 3 giornate, in questa 35esima edizione. Sono tante, un onore, tanti giovani volontari della mia squadra che siano il futuro di questa bella realtà Tre Ponti, perciò stasera tutti a Crepapelle a vedere questo concorso di barzellette che sarà sicuramente una serata esplosiva con Biccio e San Costanzo e 11-12 concorrenti che la faranno da padrona.